cercasi disperatamente donatori di impronte digitali. È il curioso annuncio pubblicato a fine maggio su Facebook dal Pralab dell'Università di Cagliari, il laboratorio che studia i dati biometrici delle persone e le applicazioni digitali. Il centro di ricerca sardo all'avanguardia in Italia in questo settore cerca impronte digitali per studiare come bloccare i falsificatori dei dati biometrici, dalle linee dei nostri polpastrelli all'iride degli occhi, che a molti di noi può sembrare fantascienza, ma sono già usati in moltissimi dispositivi elettronici, dai telefonini ai computer portatili, e già in tanti provano a copiarli per bypassare le difese dei nuovi device. I sardi del Pralab cercano donatori anche per poter individuare un metodo di identificazione automatica di terroristi e criminali. La loro idea è costruire una banca dati biometrica capace di alimentare i nuovi sistemi di riconoscimento facciale anche nella folla. In questo modo un terrorista potrebbe essere individuato in brevissimo tempo anche sugli affollatissimi Champs-Élysées o nella Piazza Rossa del Cremlino, mentre si sta preparando per un attentato. In realtà algoritmi del genere già esistono, non sono solo fantasie da film, ma per poter funzionare bene hanno bisogno di banche dati biometriche molto ampie.